Gallo che fa? Basta, basta, di più, cioè, parliamo, solo applausi, solo applausi. Che eleganza. Grazie. Accomodati. Complimenti, guarda che bello, quant'è che non vieni tanto? Grazie. Brava. Grazie. Tanto che non viene. Da 4 anni. Un po', troppo. Meno male. Senti, ma sei pazzesca, non so, quarta Coppa del Mondo, ma è, cioè, lei è la più veloce sciatrice del mondo, ma vi rendete conto? Cioè, tra l'altro... Ogni tanto. Su 9 discese, ne hai vinte 5 e 3 secondi posti. Sì. Ogni tanto, no? Vabbè, quest'anno devo dire che in discesa è andata molto bene. E quando concludi la stagione dicendo il mio peggior risultato è stato il secondo, poi arrivare a seconda, cioè da leccarsi le dita. Senti, ma ho scoperto anche che in qualche modo quest'anno è cambiato qualcosa in te, cioè tu hai detto sono più divertita, più allegra, cioè sono tornata a divertirmi mentre scio, canto anche. Sì, ogni tanto quando sono nel giusto flow mi vengono in mente le canzoni che sto... Cioè, ma tu mentre fai la gara canti? No, mi capita magari di avere... Non canto mai proprio con la voce, però nella mia testa è come se seguissi un ritmo. Scusa, per sapere. Ma quest'anno è stato l'anno della musica italiana anni 70, 80, okay. 60. No, perché quindi voglio provare tantissimo anch'io. Adriano Celentano, Lavanoni. Cioè, tu sci e canti, capito? Noi pensiamo, lei canta Celentano. Cosa canti di Celentano? Mi piace tanto Mondo in Mi 7A. Mi settima, sì. E, settima, scusami. E la Vanoni cosa canta? L'appuntamento. Ma tu pensa a te. Ma tu pensa, la Goggia canta. Tu vuoi cantare? No. Vuoi cantare? No. No, io non so cantare. Canto solo l'inno quando vinco. Poi cioè basta. Sempre, praticamente. No. Senti, allora facciamo una cosa. Vediamo insieme, siete d'accordo? Rivediamo questa stagione della regina della velocità. Vai, Sofia Goggia. Accidenti fai, non si sa. Come fai, non si sa, è una roba disumana, cioè sovrumana. Ma no, è che è da una vita che lo faccio e penso, non ho ancora imparato a sciare come vorrei, a 30 anni. Cioè, come vorresti sciare? Vorrei essere una sciatrice migliore, nel senso più completa, con una padronanza della tecnica più efficace. E, insomma, vorrei ancora migliorare sugli sci. Vabbè, c'è tempo, però insomma... C'è tempo mica tanto. Perché? Perché comunque entro, diciamo, nel mio ultimo quadriennio. Vabbè. Ormai ho 30 anni. Vabbè. 30 anni, insomma, l'età avanza. Vabbè, che avanza, cioè una roba così. Beh, 4 anni sono tanti, il 2026 sono le Olimpiadi. Esatto. E poi... le facciamo, no? Sì, appunto. Sì. Sì, sì, quelle sì. Ok, Milano Cortina, mica possiamo adesso, ci mancherebbe altro. No. Senti, tu diciamo quel motto, sai, l'importante è partecipare, non... No, non è il mio. Non è il tuo. Non so chi l'abbia creato questo motto, ma l'importante è partecipare, no, l'importante è dar sempre il massimo, il meglio di se stessi e metterci veramente tutto quello che hai. Questo è davvero l'importante. Sì, poi vincere non è male. Vincere è importante, però non dipende solo da te. Senti, ma questa cosa che tu sci sempre anche di notte, vero? No, allora,
Io spesso la discesa libera è l'unica disciplina dove hai delle prove, perché sia in slalom che in gigante che in super G fai la ricognizione e poi hai one shot, one kill. La discesa invece è una disciplina che ha bisogno di tempo, di costruzione, abbiamo sempre due prove, a volte anche tre, e quindi è bello studiare la pista, imparare a conoscerla, conoscere se stessi nella pista, capire cosa fare, dove magari fare degli investimenti, in che curve, e quindi è un processo di lenta costruzione che io adoro fare. E tu di notte e io visualizzo tantissimo la pista, i passaggi, me stessa, mi piace tanto nei pomeriggi prima della gara, ma anche durante le prove, studiare anche le altre avversarie, cosa fanno di diverso rispetto a me, quindi la gara. Io di notte, cioè io ripasso prima di andare a letto tantissimo la pista, me stessa, cosa fare, e lo faccio magari respirando, e poi è come se chiedessi al mio cervello di fare ciò anche di notte. Se, anche durante l'anestesia per un intervento, tu mentre dormi? No, lì penso di aver dormito, perché io con l'età sto dormendo sempre meno. 30 anni, non mi ricordo di averli avuti, anzi secondo me non li ho avuti. Sto dormendo. Dormi? No. Sto tendendo a dormire un po' di meno. E devo dire che in quell'anestesia, che vabbè, cioè, è stata una giornata epica. Adesso lo raccontiamo perché... Però io mi sono riposata, perché sono andata, probabilmente mi sono così rilassata a livello profondo che mi sono anche sentita rigenerata dopo. Dunque, stiamo parlando del 17 dicembre scorso. St. Moritz, discesa libera, il giorno prima è arrivata seconda. No? Però nella discesa ha sbattuto contro una porta e ti sei rotta la mano alla quarta porta. Il giorno dopo, l'abbiamo vista tutti, ha gareggiato col bastoncino fissato alla mano con lo scotch e ha vinto. Ma quello che è pazzesco è quello che è successo in quelle 24 ore, perché tu eri a St. Moritz. Che cosa è successo dopo l'incidente alla mano? Un cinema. Allora, io parto, quella gara c'è stato uno start stop prima di me, no? Perché era caduto un lisciatore. Prima di toglierlo dalla pista è passato di tempo. Intanto nevicava, c'era veramente un tempo da lupi. Allora, sono partita, quarta porta, ho sfiorato con la porta, con la mano la porta, e ho sentito che qualcosa non andava. Infatti mi sono guardata la mano per capire se fosse ancora attaccata. Sì. Perché ho detto... E mentre scendevo io cercavo di stringere il bastone, ma avevo le dita anestetizzate, cioè, malissimo. Infatti ho detto, mi sono rotta la mano quando sono arrivata in fondo, intanto ero seconda. Allora abbiamo capito che l'unica opzione per gareggiare l'indomani sarebbe stata quella di operarsi. Però eri a St. Moritz. Quindi a St. Moritz prendi la macchina, vai a Chiavenna, fa arrivare un elicottero che poi avrebbe dovuto portarmi a Bresso, però c'era brutto tempo su Milano, quindi atterri a Lecco. Poi vicissitudini varie, siamo riusciti ad arrivare a Milano tramite l'aiuto anche dello staff di Giorgio Armani. Sì. a Milano. Ma a che ora sei arrivata a Milano? Allora sono arrivata a Milano alle 3 di pomeriggio, ma cioè calzamaglia, cioè vestita intimo ancora da sci. Sì, con la mia giacca in mano. Intimo da sci, che diciamo è utile, scarponcini da montagna. Ma non è esattamente elegantissimo. No. Allora, mia operazione alle... La clinica a Milano. Ok. Staff pazzesco, sì. Tempi record. Mi operano e poi... Beh, guarda, questa foto è eloquente. Allora, ragazzi, io vi dico che voi dopo non ci crederete, ma io sono entrata in casa di Giorgio Armani così. Avrà pensato, questa è una ladra. Cioè, tu hai fatto l'operazione e poi sei andata a questa casa di Giorgio Armani. Ma sì, perché in preda all'anestesia, poi loro si erano riproposti anche di riportarmi a St. Moritz. E si sono presentati con un pulmino, no? Io, chiaramente sotto anestesia, ho detto, ragazzi, io arrivo domattina con questo mezzo. Allora siamo andati a casa di Giorgio Armani e abbiamo preso una macchina un po' più performante. Ma lui c'era?
E quindi poi hanno detto, ma vuoi incontrare Re Giorgio? Io ero lì con sta mano che mi sanguinava, non capivo bene, nemmeno come elegantissima. Elegantissima. Mi sono presentata così, gli sarà venuto un coccolone quando mi sono presentata nel suo, nel suo quindi, soggiorno. Sei morti, spacchi la mano, vai a Milano, ti fai a operare, Milano, vai a casa di Giorgio Armani. Così, poi prendo la prendiamo la macchina, torni, andiamo a San Moritz alle 10 di sera. Mangiavo il mio piatto di riso, salmone, poi ho detto a... al mio staff, ci vediamo dopo in camera che abbiamo bisogno di preparare il guanto per domani. Abbiamo tagliato un guanto, abbiamo fatto due prove, scocciando il bastone. Ma Wonder Woman, questa è Wonder Woman. Cioè proprio... Andate a letto a mezzanotte e mezza, alle 6:15, fresca. Vinto la gara. No, vabbè. No, dopo alle 6:15. Che poi quella di St. Moritz non è nemmeno la cosa più pazzesca, perché c'era già stata quella dell'argento olimpico, sì, l'anno scorso a Pechino, a soli 23 giorni dalla caduta quella di, sì, del Super G di Cortina, in cui ti eri insomma, traumatizzata al ginocchio, sì, sinistro, lesione parziale del legamento, del crociato, sì, quella è una storia pazzesca. È stato un percorso molto difficile quello che mi ha condotto alle Olimpiadi. Ed è molto più difficile sciare con un infortunio chiaramente alla gamba che con una mano rotta. Non c'è dubbio. Senti, abbiamo anche le immagini di quell'incidente. Ecco. Lo vuoi vedere o no? No. Io faccio così. Faccio così con la mia mano. Tutti e due li abbiamo. Allora, guardiamoli insieme. Prego, mandiamoli in onda. No, perché guardate che cos'è. Una piccola intraversata. E cade clamorosamente Sofia Gogge. Quattro giorni di attesa, signori. Sono state veramente due settimane difficili, già essere qua è un grande successo. L'urlo di Sofì. Ci vediamo al cancelletto della discesa. Vi farei il pollice in su, ma faccio un po' fatica. Ieri mi sono detta, cavolo, ho fatto le Olimpiadi su una gamba, cosa vuoi che sia una mano? Grazie, grazie. No, prenditi tutto l'applauso. Perché abbiamo raccontato questa storia perché... è una storia di enorme forza di volontà, di resistenza fisica alla fatica, al dolore, ma soprattutto veramente di forza di volontà e di capacità di gestire la fragilità, anche fisica. Sì, diciamo che sono un po' paradossale a volte, perché riesco a risolvere con estrema semplicità delle situazioni particolarmente difficili, e al contrario invece riesco a complicare delle cose facili. Tipo? Magari io riesco a vincere una gara con una mano rotta, che è qualcosa di impensabile dopo un'operazione, e poi magari ci sono delle giornate in cui non riesco a esserci come vorrei. Ed è per quello che dico, vorrei essere un atleta migliore. Questo, vedete, questo è il carattere... È il carattere della gente di montagna. Questo è il carattere. No, io adoro. Indole aerobica si dice. Sì, perché io vengo però da la montagna. Io che adoro la montagna, poi Cogne, dove sei nata tu, insomma, dove vai tu, è per me un luogo dell'anima. Ecco, la gente di montagna è così, davvero. Bella. Hard. Sì, è così. Io amo la montagna per questo, mi piace tanto. Va bene. Senti, che cos'è la velocità? La velocità? La velocità per me è qualcosa senza cui probabilmente non vivrei. E mi piace creare la velocità in curva e mi piace fare le curve ad alta velocità. Ed è una, diciamo, una condizione dove io mi trovo bene.
Non sono così brava a crearla da zero, ma sopra determinate velocità penso di essere veramente, cioè, penso di essere abbastanza brava. Complimenti. Senti, Sofia, vieni con me. Mettiamoci qua, davanti.